finita. Cin cin a tutti, è finita. C'è poco da festeggiare. Questa sera l'Inter è stata sconfitta dal Sassuolo per 2-1. Era una partita importantissima che non siamo riusciti a sbloccare. Abbiamo preso due gol, non si può neanche dire su disattenzioni, però erano due gol che non andavano presi. Ci abbiamo avuto anche sfiga. Io non riesco a colpevolizzare forse la squadra troppo, però sì, quello che abbiamo fatto lo potevamo sfruttare meglio, però abbiamo avuto anche parecchia sfiga, ragazzi. Cioè, il portiere ha fatto delle parate incredibili, noi abbiamo sbagliato incredibilmente qualcosa. Ha segnato Berardi che ha fatto 4 gol in tutto il campionato, è andato a fare il quarto gol questa sera. Ma a San Siro, con l'Inter che doveva vincere per forza. Sì, tanti sprechi da parte dei nerazzurri, perché Icardi ha sbagliato molti gol davanti alla porta. Migliore in campo dell'Inter Rafinha, ancora una volta, che probabilmente sì, adesso non verrà più riscattato, e questa è la colpa maggiore che ha la società, perché alla fine questa Champions League non voleva dire giocare la Champions League, sì, anche quello, però prima di tutto voleva dire tornare una società seria, avere un'ossatura di squadra forte, che comunque se lasciamo partire questi giocatori la perdiamo, e comunque questi giocatori con questi risultati non rimangono, perché sono giocatori vincenti e non stanno su sta squadra. Purtroppo questa sconfitta determina un cambio di tutto il mercato che verrà fatto quest'estate. Bisogna soltanto sperare in una sconfitta o al limite un pareggio della Lazio. Dove domani siamo arrivati? Dove dobbiamo sperare che la Lazio non vinca col Crotone. Io tifo, cosa che la vedo molto improbabile. Però gli amici del Crotone, se la Lazio vince fa solo il suo dovere, siamo noi che non abbiamo fatto il nostro, ricordiamoci questa cosa, prendiamoci responsabilità, non è che possiamo sempre avere fortuna, dobbiamo pure sul campo meritare. Quando tu vai sotto 1-0 e finisce il primo tempo e sei in 11, perché con la Juve eri in 10, alla Juve gliel'hai fatto il 2-1, a questi ne hai preso un altro. Ma ragazzi, ma poi quello che vorrei la mentalità, e non solo la mentalità, una volta su un milione vedere l'Inter che strappa il risultato della partita al 90esimo, una cosa che non si è mai vista nel derby, a parte il derby, che poi qua cioè alla fine solo quello, perché stasera c'è stato un consigli fuori da ogni schema, perché ha parato l'impossibile, ha fatto parate che neanche se le sognava probabilmente di farle in vita però sua. Però non è una giustificazione, dovevamo il prossimo anno andrà alla Juve dopo bomba di mercato prestazione. Grande Rafinha che ha messo tutto per riuscire a ribaltare il risultato, ma non c'è stato niente da fare. Sassuolo si è chiuso dietro in difesa e non siamo riusciti a sfondare. A proposito, visto che abbiamo anche perso, cercate su internet che è stato aperto un crowdfunding per riscattare Rafinha e Cancelo. Praticamente possiamo partecipare noi a pagare il loro riscatto. Siamo tanti nel mondo, se vi iscrivete al crowdfunding possiamo donare qualcosa, perché sennò è un disastro, ragazzi. A questo punto, dopo la partita di stasera, se dovessi scegliere uno da riscattare fra Cancelo e Rafinha, sicuramente Rafinha. Scegliere Rafinha. Cancelo sì, ha giocato bene, anche ma perché c'avevo la bomba di mercato stasera, non che non c'ho voglia, non c'ho neanche voglia di dare la bomba di mercato, ma avevo la bomba di mercato che l'Inter è vicina a Florenzi della Roma. Spalletti lo vuole riportare insieme a lui. Perché se va via Rafinha vuole Florenzi. No, se va via Cancelo vuol dire. Se va via Cancelo vuole Florenzi. Sì, sì, ma a sto punto. Però fra i due comunque preferisco. Io l'avrei tenuti tutti e avrei preso anche Florenzi. Pensato quanto sono scemo io. A questo punto con l'Europa League cambia il target di giocatori che verrà cercato, ragazzi, durante l'estate. Ragazzi, ma ci abbiamo Mauro Icardi, questo va via, cioè siamo va via Icardi, cioè Icardi lo chiamano le squadre che vincono tutto, cioè noi non gli portiamo manco quarto Icardi.
Poi c'è anche colpa lui, per carità, perché poteva fare il gol, però che cazzo. Da segnalare anche la grande prestazione di un Acerbi in difesa, che è stato mostruoso, ha preso anche lui l'impossibile. L'unica speranza che ho io, già, come che nel video scorso ho detto, di non sottovalutare la Lazio, quindi speriamo che la Lazio segue l'esempio del Milan che perse in casa col Benevento. Quando tu dici un ottimo Milan, speriamo che tu dici un'ottima Lazio, e la Lazio domani perde, perché ormai non c'è rimasto più niente. La Lazio è sempre ottima, perché io comunque penso che sia un'ottima squadra in grado, domani mancano 6 titolari, di vincere. Sì, però guardiamo in faccia la realtà. Domani la Lazio gioca con il Benevento. No, Benevento, con il Crotone. Con il Crotone. E il Crotone, i titolari del Crotone sono al di sotto dei panchinari della Lazio, quindi sarà una partita molto probabilmente facile. Tanto noi ci abbiamo pareggiato, mi pare, col Crotone, che sono i titolari al di sotto della... Ah, c'è da dire che l'Inter ha sprecato tanti punti durante il campionato, aveva questa possibilità che gli si è creata quasi fortunosamente, l'hanno ricercata, dai, c'è stata l'hanno ricercata soprattutto è arrivata grazie al pareggio della domenica scorsa della Lazio. Sì, però ci stava che la Lazio pareggiasse con l'Atalanta. E va bene, ragazzi. Quindi io devo andare a spaccare dei piatti e le cose, perché non ve lo faccio nel video, perché già lo fanno altri youtuber e non vogliamo, che io rispetto perché li seguo anch'io, non è che lo sto facendo una critica, però non voglio imitare nessuno, però la mia voglia è di spaccare qualcosa, quindi vi chiudiamo questo video così. Scrivete nei commenti qui sotto quello che avete spaccato. Io vado a spaccare un po' di roba, come fa un carissimo youtuber che io ammiro tantissimo. E da calcio e champagne è tutto. Sempre facciamo stavolta a casa. Questa volta ve lo facciamo con i bicchieri. Cincina a tutti.